Ben ritrovati amici di YouTube. Ora oggi vi voglio parlare di un strano incontro che ho fatto in Sardegna. Quando che ho fatto una settimana in Sardegna, no? Ero con un viaggio organizzato, eccetera. A un punto monto su un paesetto e ci sto tipo più o meno un'ora. Beh, durante quest'ora, mentre cammino, incontro subito un Sembra, insomma, alla fine era un giovane, più o meno sui 30 anni, aveva questa barba, però è ben messa come barba, non era quello. Però l'avevo visto subito, insomma, che non era, era un po' malconcio, no? Era vestito, sì, aveva vestiti un po' vecchi, aveva tipo anche le scarpe usurate. Ho detto, cavolo, questo qua è un povero. E dopo ho visto che aveva questa bicicletta, una chitarra. E dopo aveva un grande zaino, eccetera. Allora io scambio due parole, no, con questo qui. Allora dico cosa che ha fatto e tutto. Nonostante tutto, però l'avevo visto allegro, sorridente, no, esattamente. La cosa stranissima è che aveva questa strana felicità, no? E allora io gli ho chiesto, ma tu cosa, come vivi, cosa mangi, insomma. E lui mi ha detto che lui in pratica mi ha detto vedi quello zaino lì? Quella è tutta la mia casa, mi ha detto. Io sono rimasto così, insomma, di sasso. Anche altre persone, insomma, nella mia comitiva di viaggi, insomma, sono rimasto un po' così. Dopo qualcuno è andato avanti, io comunque, visto che ero un attimo in fermo in pausa, no, di questa escursione, ho cominciato a fargli altre domande. Ho detto, ma te cosa facevi prima? Ho detto, ah, io ero ex cuoco, vengo da Torino, e tipo circa da un anno vivo qua in Sardegna, insomma, giro, cambio paesetti, no? Un po' cammino, eccetera, così. E dopo ho detto, ma dove vai a farti la doccia? Ah, io ogni tanto quando capita o se ho l'occasione vado a lavarmi in qualche fiume. E io sono rimasto di sale, ho detto, ma i fiumi, a parte che non sono proprio sempre così comodi, l'acqua forse è un po' freddina, che ne so. Ho detto, ma come cavolo fai? Cioè, ha detto sì, ma si riesce alla fine, basta poco, ce la fai. Dopo metti le cose ad asciugare. Vedi il telefono, non è quello, è moderno, insomma, è uno semplice. Era un modello vecchio, mi sembra di Nokia. E dopo aveva un pannellino solare e pieghevole, no? E lui con quello lì si ricaricava la batteria. Ogni tanto guardava, faceva lo stesso delle chiamate. Quindi era ancora in collegamento magari con qualche amico, familiare, insomma, non era proprio fuori dal mondo. Però chiaramente un esempio veramente strano, ho detto, ma come fa a essere? Perché lo vedevi e non solo era sereno, perché vabbè, uno non si stressa, non so, a lavorare, a correre, però insomma, non puoi essere così contento, voglio dire. E dopo mi ha detto che lui in pratica era cuoco, era stato cuoco, poi si era stufato e così aveva messo via un po' del denaro, no? E così ha preso questo viaggio, è andato un po' all'avventura e dopo voleva viaggiare un po' in giro e soprattutto si era innamorato della Sardegna. E così l'ho trovato su questo paesetto ed era là così che viveva la giornata, vedeva le cose in giro, lo vedevi sereno. Ironia della sorte si è trovato anche la fidanzata, che dopo poco è arrivata una ragazza, aveva tipo i dread, no? Aveva questo zaino. E anche lei alla fine era più o meno all'avventura come lui. E vedi che nonostante ciò, insomma, alla fine si è trovata anche la fidanzata, la faccia che bisogna essere sick, no? Bisogna vestirsi bene, quella, per conquistare le ragazze, questa volta la fidanzata. E quindi come vedi Dio li fa, Dio li accoppia effettivamente. Ma quello che mi ha sorpreso è proprio questa sorta di felicità e di spensieratezza. Lui dormiva su un sacco a pelo, quando che era un po' più freddo dormiva sotto qualche ponte, questo sacco a pelo. Dopo se si lavava quando capitava sui fiumi, e
faceva anche l'artista di strada, quindi là prendeva qualche monetina. Chiaramente non avendo bollette da pagare perché vive per strada, non ci sono problemi, però cavolo ragazzi, è dura. Difatti dopo vedevi che magari le scarpe, se forse era il caso di cambiarle, altre cose, ma ripeto, era proprio il minimo. Quello che mi ha sorpreso era la sua felicità. Allora, dopo chiaramente gli ho dato qualche monetina perché ne aveva senz'altro bisogno, ho dato qualche soldino, ma quello che mi ha veramente sorpreso è stato proprio questa felicità. E l'impressione che ho avuto, anche a distanza di tempo che ci rifletto, adesso è passato quasi un annetto da quell'incontro, è che mi sono trovato davanti probabilmente una persona che, non dico che era illuminata, ma secondo me aveva qualcosa, perché normalmente un povero non è così allegro. Anzi, la situazione che si trova lui adesso è quella che nessuno vorrebbe, e tutti stanno volentieri a fare gli schiavi, per dire, anche se il lavoro non piace, pur di ritrovarsi una situazione del genere. Lui proprio lo vedevi tranquillo, pensierato, non aveva nessun problema. Non... Ma come cavolo fa questo qui? No. O mi ha raccontato una palla che non era vero, che era lì da circa un anno, magari solo da pochi giorni, ma che comunque secondo me era comunque vero, perché comunque lo vedevi il tipo, non è che aveva grossi interessi. Sì, lo vedevi che comunque viveva da tempo così, insomma, anche il coso del pannello solare lì aveva senz'altro preso un po' d'acqua in qualche pioggia e dopo l'aveva asciugato al sole, quindi si vedeva che comunque era da tempo che era così. Ma lo vedevi tranquillo, e io ho detto: ma come cavolo fa? E dopo ho avuto proprio questa impressione qua. Secondo me è stato un incontro che mi ha proprio smosso qualcosa dentro. Difatti mi spiace solo non aver avuto più tempo per parlare con lui. Chissà se un giorno, chissà, magari incontro una persona simile. Ma normalmente non ho mai visto una persona così, nello stesso tempo serena, allegra e nonostante tutto presa anche così male. E quindi questo incontro mi ha fatto veramente riflettere, ragazzi. Che cos'è veramente la felicità alla fine? Non so se l'era proprio messa via. Non so se andrà ancora a lavorare. Normalmente, se magari facendo un po' l'artista di strada, magari 15 euro, 20 lì e li bastano, quella volta anche che riesce a prenderli così, però anche insomma non ti bastano ovviamente un panino, una cosa. Magari sì, ci sarà della gente che ti darà una mano, però è stato veramente incredibile come ragazzo. Cavolo, se più persone riuscissero a fare questa cosa qua, cioè ha vissuto come il Buddha, quindi per me è stato un illuminato. È stato, alla fine devo dire, devo riconoscere, probabilmente è stato un privilegio incontrare una persona così, veramente. Quindi mi ha dato da riflettere, e ancora adesso sono preso da questo incontro, perché ho detto: cavolo, se io adesso non, cioè, non lo prenderei da esempio, nel senso, facciamo tutti così, per carità, sta giustamente comodi anche a livello igienico, per tante ragioni, insomma. Però, cavolo, se sei riuscito a realizzare questo, non solo è un carattere molto forte e ribelle, voglio dire, ma hai realizzato veramente un qualcosa dentro. Come fai a essere felice? Cioè, non era mica un fantasma, cioè, voglio dire, non so, che dire, ragazzi, mia, veramente volevo proprio mettere appunto la pulce sull'orecchio su questa cosa qui. Perché mi ha colpito il fatto che anche in certe condizioni così estreme, una persona addirittura si è scelto di vivere un po' così. Adesso non so cosa che farà, quindi nei prossimi anni, nelle prossime cose. Però di sicuro già restare oltre un anno fuori, a intemperie o sotto il ponte, un sacco a pelo, una chitarra per 4 soldi e lavarsi sui fiumi, insomma, o qualche bagno pubblico, vabbè, anche capita, ma per il resto, ragazzi, non è di certo facile, non so.
Veramente sono senza parole. Ed è una storia che vi volevo raccontare più che altro per farvi riflettere, ecco, perché effettivamente non ho nulla da insegnare, da dire, da consigliare questa volta. È una storia che però volevo raccontarvi, ecco, che c'è anche questi casi qua estremi e mi ha molto colpito. Mi ha molto colpito e chissà. Vediamo se realizziamo qualcosa all'interno di noi e poi riusciremo a farlo più persone, non so. Però magari con le comodità, quindi saremo felici 10 volte tanto. Vabbè, è veramente incredibile. Magari iscrivetevi al canale così per commentare o magari anche per dirmi se avete incontrato anche voi persone così particolari, ecco, fuori da tutti gli schemi, veramente. Comunque sì, è stato un privilegio per me alla fine incontrarlo, sì. Questo sì, devo dire. Quindi, vabbè, che dire, con questo video è tutto al momento e vi saluto e un carissimo abbraccio.